Siamo con Minniti, dirigente del Brancaleone. Sicuramente è un'annata che passa alla storia, a prescindere da questo risultato che non vi premia per la finale, però insomma avete fatto vivere veramente una stagione che a Brancaleone chi ama il calcio non la dimenticherà mai più. Sì, in effetti dobbiamo dire grazie ai ragazzi, grazie al mister, a tutto lo staff, diciamo. E niente, questa partita sinceramente i ragazzi forse l'hanno sentita e si è visto praticamente che non siamo entrati, diciamo, in campo dal primo al 95esimo, diciamo, i ragazzi sembravano svuotati. Però li voglio ringraziare uno per uno perché hanno fatto un campionato strepitoso con delle risorse, diciamo, minime rispetto a altre potenze, diciamo, del calcio dilettantistico, che hanno speso molto di più di noi e sinceramente noi abbiamo fatto un terzo posto memorabile, ci mancava la ciliegina sulla torta oggi purtroppo e dispiace anche per il lavoro del grande lavoro del mister che ha fatto durante tutta la settimana, però dico che i ragazzi oggi purtroppo hanno sentito troppo la partita e tipo che erano svuotati, arrivavano prima su ogni pallone, loro arrivavano prima di noi, hanno meritato sinceramente questa partita. Secondo me l'episodio che poteva cambiare la partita è stato quando c'è stato un fallaccio di un giocatore dello Scalea nei confronti di Tripodi, che sinceramente se l'arbitro non lo poteva vedere, però il guardialine se l'ha visto e non gliel'ha segnalato, è stato l'episodio determinante secondo me. Un'ultima considerazione, perché lei è un dirigente di lungo corso e non solo a Brancaleone. Un piccolo centro, oggi c'era tanta gente, una società comunque compatta, dei ragazzi, oltre i Galletta, che fanno vedere quanto ci tengono. Brancaleone può essere un esempio da seguire per rendere non fattibile, ma letteralmente sostenibile il calcio dilettantistico anche in Calabria, che sembra sempre una terra dimenticata. Sì, ma in effetti io voglio ringraziare tutti i dirigenti, io faccio il direttore sportivo, ma siamo una grande squadra di dirigenti, ognuno fa il suo lavoro e sinceramente io ho fatto calcio da lunghi anni a Palizzi e la cosa che mi inorgoglisce è il discorso che sono riuscito in 20 anni praticamente di avere tre ragazzi in Serie A, Siviglia, Marino, un altro ragazzo e Maressa che è nell'Under 19. La prima della Juve, diciamo un nazionale, ecco questo è il risultato che dobbiamo fare pure qua a Brancaleone, glielo ho detto a Gianni Galletta, bisogna puntare sul settore giovanile e la nostra grande soddisfazione deve essere che ogni anno riusciamo a qualche ragazzo a mandarlo in squadre importanti. Grazie direttore e buone vacanze a questo punto. Grazie a voi, buona serata, ciao.